pantaloni, corri, corri! E così dopodomani faremo la maratona, non vedo l'ora di partecipare! Quest'anno non ce n'è per nessuno, dovremo fare del nostro meglio per vincere! Certo, anch'io ce la metterò tutta! Cosa ne dici, Nobita? Proviamo anche noi? Ma sì, buona idea, e questa volta non intendo arrivare ultimo. Beato chi ci crede! Oh? Se vuoi un consiglio non dovresti partecipare! Già, infatti, lo penso anch'io! È inutile che corra, tanto lo sappiamo già che arriverà ultimo! È umiliante stare a sentire quei due che mi prendono in giro! Non è giusto! Sì, hai ragione, hanno esagerato di nuovo! Io ce la posso fare se mi ci metto di impegno! Quei prepotenti meritano una lezione, devi fargli vedere chi sei! Stavolta non c'è niente che mi fermerà e quell'antipatico di Suneo dovrà rimangiarsi quello che ha detto! Sì, bravo, questo è l'atteggiamento giusto! Quando ti vedranno tagliare il traguardo resteranno a bocca aperta! Devo chiederti un piccolo favore! Dell'anno. Sì, cosa c'è? Mi dai un ciuschi per correre più veloce? No, io... Ma insomma, possibile che non riesci ad afferrare il punto? Che vuoi dire? A cosa ti riferisci? Che devi smetterla di contare sempre sul mio aiuto. Se vuoi vincere la maratona, non hai scelta. Dovrai allenarti seriamente. Io allenarmi? Ma è troppo faticoso. Senza contare che ormai è troppo tardi per cominciare. La maratona sarà dopodomani. Non importa, devi allenarti lo stesso. Magari non vincerai, ma perlomeno non arriverai ultimo. Sono tutte scuse, dici così soltanto perché non hai un ciuschi che faccia il caso mio. Oh, se vuoi saperlo invece ce l'ho. Vorresti provarlo, vero? Sul serio? E mi farà andare veloce? I pantaloni, corri, corri! E se metto quei pantaloni correrò più forte? Diciamo che è così, però se non mi credi perché non li provi? Ok, ci sto, li provo subito. Mi vanno bene, vero? Sì. Ma scusa, perché sono ancora qui? Non mi fanno correre. Ti lascio. Prima la mamma mi ha chiamato. Vuole che vada ad aiutarla. Sei sicuro che funzionino? Oh, tra poco te ne accorgerai. Secondo me sono una fregatura. Aiuto, che cosa sta succedendo? Oh, mamma, il terremoto, via, via, scappiamo! Presto, c'è il terremoto, scappate, aiuto! Cos'è questa confusione? Il terremoto? Oh, oh, santo cielo, povero Doraemon, sei caduto dalle scale. Sì, purtroppo, ma sto bene. Scusa se ti ho fatto preoccupare. Strano, ma che cosa succede? A quanto pare non c'è stato il terremoto. Oh? Aiuto! Salvatemi! Finché indossa quei pantaloni gli accadranno cose che lo obbligheranno a correre. Qualcuno prende questo cane, mi vuole mordere, aiuto! L'effetto del mio giuschi svanirà solo quando avrà corso 5 chilometri. Mi spiace un po', ma è l'unico modo per farlo allenare. Bene, sono salvo. Aiuto, le api, aiuto! Ma che succede? Sei già stanco e tu eri quello che prendeva in giro Nobita? Alzati e continua ad allenarti. Se stai lì sdraiato non vinceremo mai. Non dire così, non ce la faccio proprio. Ti giuro che ci ho provato, sono sfinito. Non fare il pappamolla, forza, allenati. Pensa soltanto che tutte queste fatiche saranno ripagate quando stringeremo nelle mani il nostro trofeo. Hai capito? E adesso fatti coraggio e continua ad allenarti, forza. Le api ce l'hanno con me, presto qualcuno mi aiuti. Ci picchia, hai visto anche tu come correva? Già, sembrava quasi che lo inseguisse un fantasma. Aveva le ali ai piedi. Oh? Aiuto, aiuto, aiuto! Ah, per fortuna le api non mi seguono. Buono più, mamma. Caspita, sono esausto. Uffa, ma perché succedono tutte a me? Che male ho fatto? È passato ancora. Ma chi, Nobita? Ho la vaga impressione che si stia allenando di nascosto. Non so se era lui, andava troppo veloce. Chissà come se la sta cavando, Nobita. Forse è meglio andare a dare un'occhiatina. Non li sento più, credo di averli seminati. Oh, oh no, aiuto! Ah, non riesco più a fermarmi, qualcuno mi aiuti, aiuto! Per fortuna alla fine mi sono fermato. A proposito, non sarà colpa di questi pantaloni? È da quando ce li ho che mi capitano strane cose. Già, forse sarà meglio toglierseli.
Oh, l'ho scampata proprio bella. Che paura, quel tubo poteva schiacciarmi. Sono sicuro che è tutta colpa di questi pantaloni. Uffa, ma allora è una congiura contro di me, non è giusto. Basta, non ce la faccio più, non voglio più correre. Hai visto? Te l'avevo detto che Nobita si stava allenando di nascosto. Mi è venuta un'idea, perché non andiamo a correre con lui? Non so, c'è qualcosa che non mi convince. Credi che non saremmo capaci di tenere il passo? Non è questo, è che trovo strano che Nobita corra così forte solo per allenarsi. Hai ragione, adesso che mi ci fai pensare è davvero strano. C'è sotto qualcosa, scommetto che si è fatto prestare un ciuschi da Doraemon. Ma certo, è così, qualcosa che lo fa correre più veloce. Adesso non ho più dubbi, certo è colpa dei pantaloni se mi succedono tutte queste cose strane. Che facce brutte, cosa vorranno da me quei due? Aspetta un attimo, fermati. Adesso che ti ho preso non ti lascio andare. Ma che cosa vuoi? Confessa, stai imbrogliando per vincere la maratona. Come? Imbroglio? Ma di che cosa parli? Non ti sei fatto prestare da Doraemon un ciuschi che ti fa correre più veloce? Ah, prima ti abbiamo visto, tu non sei mai andato così forte, quindi... Ah, ora ho capito cosa volete dire. Ma allora potevate chiedermelo senza fare tante storie. È vero, Doraemon mi ha prestato questi pantaloni per farmi correre più veloce. Finalmente! Adesso questi pantaloni me li prendo io, sei d'accordo? Dici davvero? Hai forse qualcosa in contrario? Oh no, niente affatto, tieniteli. Dai, perché non te li provi per vedere se ti stanno? Non c'è bisogno che me lo dica tu. Allora, come mi vanno? Bene. Uno, due. Oh, uffa, ma perché non succede niente? Con me non funzionano. Sì che funzionano, vedrai. Guarda che se mi stai prendendo in giro, te la faccio pagare cara. Ehi, già! Oh no, questa è mia madre. Ecco, preparati. Che cosa fai qui? Ti avevo detto di restare in negozio. Ti prego, scusa, mi era uscito un attimo. Fermati subito. Per fortuna non devo più correre. Ah, ci picchia, dove si sarà cacciato quel ragazzino? L'ho cercato dappertutto. Aiuto! Fermati! Questa è bella, che cosa fa Gian con i pantaloni corri-corri? Scommetto che glieli ha fatti mettere Nobita. Scusa, mi dispiace tanto, ti giuro che non lo faccio più. Vieni qui, meriti una bella punizione, così impari a non obbedire. No! Aiuto, aiuto. Ti non vuoi fermare? Ma dov'è? Dove si è cacciato? Deve essersi nascosto, ma tanto non va da nessuna parte. Prima o poi dovrà tornare a casa e allora mi sentirà. Scommetto che è tutta colpa di Nobita e dei suoi pantaloni. Se la mamma mi è corsa dietro per picchiarmi. Ma giuro che se lo prendo lo faccio a pezzetti. Per tutti i giusti, comincio a preoccuparmi. Dove si sarà cacciato? Nobita, torna subito qui. Oh? È tutta colpa tua, non dovevi farmi provare questi pantaloni. Fermati. Ma no, guarda che io non ti ho costretto. Te li sei presi, te li sei messi da solo. Adesso non darò la colpa a me. È inutile che cerchi di scappare, tanto questa me la pagherai. Povero Nobita, è obbligato a correre anche se non hai pantaloni. Beh, diciamo che fanno effetto anche senza indossarli. Fermati! Quando ti prendo ti rompo! Non tutto il male vi è per nuocere. In fondo, dopo questo allenamento, quei due saranno i più veloci alla maratona di dopodomani. E chissà, magari vinceranno. Aiutami, Doraemon!